Benvenuti ragazzi su Retrofixer. Oggi andiamo a parlare di Atari 400, ma non proprio di questa, eh? Forse già avete capito di cosa sto parlando. Questa che vedete è la vera Atari 400, bella, grossa, pesante, con la scocca interna di alluminio, cassettina, vano portacassette. Questo piccolo computer di Atari è stato prodotto nel 1979 e ne esistevano due versioni. Questa era la versione più economica che aveva la tastiera a membrana e solo 4K di RAM, oltre ad avere un unico slot per la cartuccia, mentre invece nell'800 trovavamo il doppio di memoria, due slot cartucce per poter mettere anche poi un'espansione e una vera tastiera meccanica, oltre a un potenziamento dell'hardware. Questa ancora non l'abbiamo vista nel nostro canale, se non ricordo male, quando l'ho presa mi sembra che già funzionava, quindi era solo da dargli una pulita, che ancora non ho fatto, ma in un video la puliremo per bene, faremo vedere anche come è fatta dentro e magari la proveremo anche con qualche programma. Davanti avevamo addirittura quattro porte joystick, la solita uscita in RF, che non poteva mancare. Da quest'altro lato invece avevamo l'alimentazione, un 9 volt in alternata, l'interruttore di accensione e questa porta per le periferiche, chiamata anche SIO. Grazie amici, ciao. Oggi però non parliamo di questa Atari, ma di una versione molto più piccolina che hanno fatto recentemente. Restate con noi dopo la sigla. Eccola qua, questa è la nuova mini di Retro Games e questa volta si chiama D400. Questa piccola console dovrebbe essere capace di emulare tutto questo sistema Atari, dal 800 XL al XE, XEGS e ovviamente anche l'Atari 800, oltre la 400 e anche il 5200. Ora andiamo subito ad aprirlo perché altrimenti non si vede nemmeno bene la confezione. Così la vediamo meglio. Qui sotto vediamo alcuni giochi presenti nella console e quelli che non ci sono li possiamo caricare anche tramite una chiavetta USB. Qui abbiamo tutto il contenuto della scatola, mentre da questo lato invece abbiamo alcune specifiche. Addirittura possiamo anche rimandare indietro mentre giochiamo. Ok, andiamo ad aprire e vediamo cosa troviamo all'interno. Eccola qua, all'interno è veramente carina. Diciamo che queste riproduzioni a prima vista hanno un bel impatto. Più che la funzionalità, quello che stupisce è proprio il vederlo riprodotto così in miniatura. Qua troviamo il joystick, poi andiamo a vedere anche tutte le sue funzionalità, perché oltre al classico bottone per il fire, qui abbiamo quattro tasti nascosti in questa ghiera, che serviranno poi nel menu della console. Il joystick non è a micro switch, però comunque sembra che si muove bene. Togliamo qui ed eccola qua. Qui davanti troviamo le quattro porte joystick, i tasti con il power, il LED power e questo slot cartucce che ovviamente non si apre. Al di sotto abbiamo quattro viti per aprirla e poi niente più. Dietro un'altra porta USB, l'uscita HDMI per collegarlo ovviamente sul monitor e questa USB-C per l'alimentazione, più il tastino per accenderlo e spegnere. Andiamo a vedere sotto cosa troviamo. Una mini guida. Eccola qua. Qui abbiamo il manuale in diverse lingue. Ci spiega sostanzialmente cosa troviamo nella scatola e come collegarla. Nella seconda pagina invece abbiamo la configurazione del joystick e la possibilità di invertirlo per poter essere utilizzato anche dai mancini. Nulla di più.
Nell'ultimo box credo che ci sia il cavetto di alimentazione e poi il cavo HDMI. Eccolo qua, infatti abbiamo il cavetto per il TV o monitor e questo è il cavo di alimentazione USB tipo A e USB tipo C. Da notare che l'hanno fatto con lo stesso colore, un marroncino ingiallito. Ed eccolo qua, al confronto con la sorellona, è veramente fatta bene. Diciamo che gli assomiglia moltissimo, eh? Anche la tastiera è ben riprodotta, anche il LED, questi tasti qua. Sì. Diciamo che esteticamente è molto graziosa. Poi, ovviamente, si tratta sempre di un emulatore. Vogliamo vedere com'è fatto all'interno? Sicuramente non ci aspettiamo molto perché, come abbiamo visto già nelle altre mini, all'interno abbiamo la solita scheda. Eccola qua. Allora, sopra abbiamo la plastica con il LED e il suo connettore. E invece sotto, oltre ai soliti pesi che troviamo anche nel 64 mini per dare un po' più di robustezza alla console, perché altrimenti volerebbe via, sarebbe troppo leggera, abbiamo più o meno la scheda che gli somiglia anche a quella del 64. Qui avevamo addirittura due porte onboard USB, una qui già installata e poi questa scheda di espansione a quattro porte collegata con un flat. Tutto qui, anche all'interno abbiamo il simbolino dell'Atari e non c'era molto da aspettarsi, eh? Qui abbiamo anche un pulsantino, forse per un reset o magari per flashare qualcosa. Qui dei connettori, probabilmente non so se sono i soliti USB per poter comunicare e magari aggiornare la console nella modalità DFU. Ora richiudiamo tutto e colleghiamola. Il joystick, come vediamo, ha un bel cavo lungo. Eccolo qua. E adesso andiamo a collegarla. Eccoci qua, la connessione l'abbiamo fatta. È quasi più grande il joystick, eh? Se andiamo a vedere, guardate qua. E ora andiamo a provare. Accendiamo. Eccolo qua, LED si accende. Eccoci, questa è la prima accensione. La macchina ci presenta questa schermata dove dobbiamo scegliere in che lingua avere poi tutto il nostro sistema. Noi andiamo su italiano, premiamo il bottone e poi per confermare dobbiamo premere il tasto top, che è questo qua sopra. Eccolo qua. E nella seconda schermata ci fa scegliere se vogliamo l'uscita a 50 o 60 Hz. Noi qui siamo in Italia e quindi 50 Hz, top. Ora non possiamo confermare direttamente con top, ma dobbiamo fare esegui test del televisore, quindi con questa freccettina a sinistra. Ok, lui fa il test e se tutto ok, quindi se noi lo vediamo bene, dobbiamo confermare entro quel tempo, quei 15 secondi, altrimenti lui ritornerà nella modalità iniziale. Eccolo qua, confermiamo. E questa è la schermata iniziale della console. Il joystick non l'abbiamo visto sotto, ma non ha ventose, ha solo questi gommini che comunque con un po' di peso che già ha lui si tiene abbastanza bene. Qui possiamo scorrere tutti i giochi che abbiamo già installati nella macchina e poi vediamo anche di aggiungerne altri. Sotto abbiamo anche un elenco delle possibili mosse che possiamo fare con il nostro joystick per attivare magari il menu delle opzioni oppure altre cose. Per esempio,
Qui possiamo scegliere tra i preferiti, dare le stelle, oppure ordinarli per genere, per anno, per editore o i preferiti, o per titolo. Se andiamo in alto, ci fa vedere quello che possiamo fare con il joystick, il tasto azione. Poi abbiamo anche altri tasti su questo joystick che non vi avevo fatto ancora vedere. Abbiamo questo angolo che è possibile premerlo e si chiama anche lui azione. E qua sopra abbiamo due tastini che dovrebbe essere il menu. No, il menu è il tasto a sinistra. Premendo il tasto a sinistra abbiamo il menu. Abbiamo inizialmente solo tre voci. Possiamo personalizzare la schermata e scegliere se vogliamo un 4 terzi oppure un pixel perfect che farà uno scaler del gioco. Ovviamente ci saranno i pixel, però adesso lasciamolo 4 terzi originale. Volendo possiamo anche abilitare l'effetto CRT, cosa che io di solito non abilito perché comunque è un'emulazione, quindi avrebbe anche poco senso. A questo punto è meglio giocarci vedendo le migliorie che in teoria sono state fatte. Possiamo anche scegliere una cornice o niente, oppure una cosa del genere. Vediamo un po', ce ne sono diverse. Sta molto retro. Il menu della lingua l'abbiamo visto all'inizio e poi abbiamo le opzioni avanzate. Qui ci fa impostare il volume della musica, informazioni del sistema. Qui se abbiamo poi degli aggiornamenti possiamo controllare la nostra versione del firmware e poi installare il nuovo firmware. Possiamo spegnere il dispositivo, gli avvisi legali, il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ragazzi, è finito tutto qua, non abbiamo tante cose. Se andiamo in alto, come visto prima, ci dà un aiuto e ci spiega il joystick come funziona. Se invece andiamo in basso, abbiamo le partite salvate. Questa è una cosa carina, stile cartuccia, è una cosa simpatica, diciamo. Che ne dite, proviamo qualche gioco? Io direi di cominciare con questo che mi ricordo tanto sul Commodore 64, ci ho giocato veramente tantissimo. E poi, ecco, il problema è che se tocchiamo su questa ghiera torniamo indietro e questa è una cosa un pochino antipatica. Andiamo e iniziamo. Una volta nel gioco, per tornare al menu principale abbiamo il secondo tasto che ci farà uscire, eccolo qua. Mentre invece se vogliamo andare con uno o due giocatori, adesso siamo uno, con il tasto top in questo gioco ci fa scegliere tra uno e due giocatori. Facciamo uno e andiamo. Eccoci. Lo scopo del gioco è raccogliere tutta questa robaccia. Stando attenti all'acqua che ci segue e ovviamente se andiamo troppo in alto poi il livello salirà anche in questo condotto principale e moriremo. Quindi il segreto è quello di tenersi sempre bassi fino alla fine. Il joystick non è il massimo, eh? Avrei preferito qualcosa di meglio. Usando lo sparo possiamo lasciare con delle dinamiti in modo da fare in modo che quell'omino o quella cosa che ci segue la possiamo bloccare. Sì, diciamo che è un po' difficile andare nelle direzioni con questo joystick, non è... Guardate qua, non è il massimo, no? Quindi diamo veramente un voto negativo a questo joystick. Per il resto le direzioni vanno bene, su e giù va. Sinistra va, destra... Dobbiamo fare un po' attenzione.
Probabilmente questo sarà un difetto magari del mio joystick, non lo so. Comunque non è proprio il massimo come movimento. Ebbene, andiamo avanti. Qui abbiamo il mitico Bruce Lee, anche questo sul Commodore 64, quanto ci ho giocato. Qui possiamo scegliere uno o due giocatori tramite il tasto top, la seconda selezione col tasto select che è questo e lo start per iniziare. Bellissimo questo gioco, bellissimo. I suoni sono diversi da quelli che eravamo abituati a sentire sul Commodore. E voilà! Però è sempre bello, eh? Ah, potevo anche arrampicarmi da lì, ormai. Niente, il joystick sì, a destra con questo gioco qua sembra andare bene, però è facile che si acchiappi la direzione in basso e forse è per quello che nell'altro gioco mi si bloccava poi il personaggio, perché mi prendeva la diagonale in basso. L'abbiamo visto, andiamo avanti, vediamo un altro, sempre che mi ricorda il 64, beh c'era anche Crystal Castle, Centipede però, questo volevo, questo. Ok, qui possiamo scegliere come al solito uno, due giocatori, uno o due joystick. I livelli, eccolo qua, e la cava. Iniziamo con la. Vediamo se come. Sì, funziona come il 64. Possiamo anche scavare stando fermi, tenendo premuto il fire. E il joystick non è proprio ideale per questo gioco, ci sono strani suoni. Non è difficilissimo, ma bisogna pensare sempre a quello che si fa, perché molte volte o si passa sotto o vicini a qualcosa che poi può crollare, soprattutto se abbiamo due pietre una sopra l'altra. Oppure magari anche il diamante sopra una pietra. Detto fatto, volevo farvi vedere la fine del primo livello, ma sto giocando malissimo. Ok, quel lampo significa che abbiamo aperto l'uscita. Bene, anche questo l'abbiamo visto. Proviamo a salvare, vediamo un po' quale tasto sarà per salvare. No, questo torna al menu principale. Oh, eccolo qua, questo ci fa tornare indietro. Il tasto delle opzioni più il joystick a sinistra, possiamo tornare indietro nella partita. Addirittura abbiamo fino a 30 secondi di gameplay.
Possiamo fare pausa. E ricominciare da qua. Carino, questa è una bella funzione. Eccoci qua, torniamo indietro. Ta 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 ta. Possiamo scegliere dove arrivare e ricominciare direttamente da qua. Così, se per caso abbiamo sbagliato, possiamo tornare un pochino più indietro e riprendere da lì. Questa è un'ottima funzionalità che ci permette anche di evitare di fare continui salvataggi, visto che poi possiamo tornare indietro molto più facilmente. Allora, per salvare la partita basterà ritornare con il tasto home in questa schermata, andare in basso su partite salvate, non andare ancora in basso perché altrimenti ci farà scegliere una partita salvata da caricare, mentre invece noi la vogliamo salvare. Quindi su questa immagine con quel simbolino che ci dice di premere F per salvare, schiacciamo e voilà, la partita è salvata. Quindi adesso facciamo che andiamo subito a morire. No? Quindi adesso col tasto home, una volta salvata la partita, non possiamo più rientrare nel gioco perché ovviamente l'abbiamo salvata, quindi dobbiamo per forza ricaricarlo. Ed eccolo qua. Ora prendiamoci un bel botto in testa e poi torniamo di nuovo qua. Partite salvate e carichiamo di nuovo la partita. Eccoci, non siamo mai morti. Perfetto. Ora ragazzi proviamo a collegarci una presa USB che penso si possa collegare sia davanti che dietro, vediamo Colleghiamola, vediamo se è comparso qualcosa. Non mi sembra. Proviamo a collegarla dietro. No, non si vede nulla. Vediamo perché. Many hours later. Allora, eccoci tornati. Ho fatto un po' di prove perché non riuscivo a collegare questa semplice chiavetta da 4 giga formattata in FAT32. Se la inserisco sia dietro che davanti, non viene proprio riconosciuta. Infatti, come si vede, non succede nulla. Mentre invece quest'altra chiavettina piccolina qua, microscopica, anche questa è una FAT32, ma è da 32 giga e questa viene riconosciuta. Eccola qua. Clic. Se la collego nella porta davanti, eccola qua, viene riconosciuta lo stesso, quindi le porte USB sono identiche, però ovviamente per comodità qui davanti sarà meglio usare i joystick, ma 4 joystick difficilmente li useremo, però c'è quella possibilità. Andiamo a vedere poi la nostra scheda. Io ho fatto la cartella dei 400 Basic, credo che è una cosa che fa lui, il sistema. Io ho fatto solo questa cartella A400 con dentro un po' di prove di programmi, dischi, cassette, per vedere se riusciamo a caricare tutto. Cominciamo con i programmi. Albert, vediamo un po'. Avvia il gioco con il tasto home. Il tasto home è questo qua. Vuole addirittura la memoria estesa. Ok, a me questo programma sembra che non parta. Ok, andiamo a provarne un altro. Menu impostazioni di gioco, vediamo se c'è qualche altro. Ok, dentro la pennetta USB possiamo utilizzare questo menu di gioco e scegliere
la configurazione del, ovviamente, del computer, quindi possiamo scegliere se utilizzare joystick, paddle oppure anche quale sistema emulare. Proviamo con l'800XL e poi torniamo nella nostra schermata, riproviamo a caricare questo, seleziono ok e carica. No, anche qui ci dice che la memoria estesa non è riconosciuta, però lo ha caricato. Abbiamo anche il tasto funzione, quindi possiamo anche usare questo come file. Benissimo. Per tornare indietro, tasto destra e andiamo a caricare una cartuccia. Ne ho messe alcune, sono con estensione .A26 che era per l'Atari 2006, ma non credo che me le riconosca. Allora andiamo indietro, proviamo le cassette, eccole qua. Home, avvia gioco. Non so se sta facendo qualcosa, vediamo un po', mettiamo la tastiera virtuale. No, infatti non fa nulla. No, questo non me lo carica, sinceramente non so come funziona il caricamento delle cassette. Vediamo un po' se c'è il menu. Possiamo abilitare anche il basic. Qui possiamo anche rimappare i comandi. Ora siamo in basic e vediamo un po', non vedo come poter caricare qualcosa, però scriviamo qualcosina, vediamo un attimino se funziona il basic. Ovviamente è veramente una cosa orribile scrivere. Allora, dove sta la freccettina per cancellare? E qui ragazzi ci vuole una tastiera, perché sennò diventiamo matti. Allora, per collegarlo ho provato questa tastiera wireless e funziona, eh? Lo shift. Diciamo che i tasti non è che sono tanto meglio, eh? Li possiamo anche mettere qua dentro volendo, eh? Comunque abbiamo visto che il basic funziona e anche collegandoci una tastiera USB addirittura wireless funziona. Proviamo un disco, vediamo cosa succede. Perfetto.
perfetto. Il disco l'ha caricato. La cassetta non ci sono riuscito, ma non so se c'era da fare qualcosa. Eccolo qua, questo piccolo è. Ah, ecco, dobbiamo saltare se ci sono le uova cadute a terra. Questo joystick non è proprio il massimo. Ok, andiamo avanti, vediamo se carichiamo qualcos'altro. Questo per esempio. No, questo non lo carica. Ok, anche questo l'ha caricato. Dai, diciamo che comunque qualcosa riusciamo a fare. No, mi sono sbagliato, non l'ho caricato. Allora, proviamo di nuovo. Prima bisogna caricarlo. Secondo me questo non l'ha caricato, ci sto mettendo un po' troppo, eh. Vediamo un po' se possiamo scegliere anche le impostazioni. Diamogli una macchina più potente e poi torniamo indietro. Ok, questo non sembra partire. Andiamo avanti. Non lo so, o ci mette tanto oppure si blocca. Ok, questo lo carica. Benissimo. Sembra una specie di missile in comando. Questo, ecco, ha provato a caricare e poi niente. Bene, quindi diciamo che non tutti i giochi poi si riescono a caricare. Questo per esempio funziona, ma l'audio mi sa che non è messo bene per niente, eh? Bene, bene, bene. Abbiamo visto anche un po' il caricamento da USB. Poi nulla, ragazzi, che dire? Henry House, questo per Commodore 64 era bellissimo. Graficamente non è malaccio anche per questa console, se consideriamo che
Questa è uscita prima del Commodore 64, non era niente male. Mitico Asteroids. Nulla a che vedere con l'Asteroids che siamo abituati a vedere nelle sale giochi o anche nel Vectrex. Bene. Ebbene, abbiamo già visto un po' di giochi, questo è un labirinto. Vediamo un po' se riusciamo a cominciare. One player, ok. Io sono questo qua a sinistra. Bene, dai, diciamo che ne abbiamo visti un po' di giochi, adesso non ve li faccio vedere tutti perché, bene o male, la lista la trovate e i giochi sono quelli, eh? Più che altro è per vedere un po' come funzionavano e come poterli caricare da USB. Un attimo lo sguardo al sistema e soprattutto anche all'estetica di come è fatto, perché poi più di questo, queste console qua non è che sono tanto adatte per altre cose. Bene, eccoci arrivati alle conclusioni. Abbiamo visto in esecuzione un paio di giochi, il Basic, abbiamo provato a caricare qualcosa dal USB, niente di eccezionale e neanche di troppo difficoltoso, anche se a prima vista io potrei dire che non è proprio così intuitiva come console, soprattutto con queste combinazioni, questi tasti che tra l'altro sono nascosti dalla ghiera, non hanno un senso preciso perché non hanno un simbolo che già fa capire cosa dovrebbe essere, se è un menu, se è una funzione particolare, quindi potrebbero cambiare la loro funzione in base a dove si utilizzano, nel menu che si utilizzano, e quindi ci sarà da farci un po' la mano per capire quali sono le combinazioni esatte. E quindi che dire? Allora, esteticamente sì, è carina, è fatta molto bene, simile ovviamente all'originale, proprio in miniatura, e quello è la cosa più bella di queste console mini. Il resto, come sappiamo, è un emulatore, non possiamo almeno in questo caso collegarci periferiche originali. Il bello di questo è che possiamo emulare altri dispositivi, come visto prima. Siamo in grado di emulare la 800, la 800 XL, il 130 XE e l'XEGS, oltre al 5002. Il joystick, secondo me, potrebbe essere il tallone di Achille di questa console. All'inizio pensavo che era una cosa molto carina anche il fatto di avere questi tasti nascosti dalla ghiera in modo che non rovinasse l'estetica e comunque ci fornisse delle nuove funzionalità, e probabilmente l'idea era quella. Però questa scelta potrebbe essere anche controproducente perché io, per esempio, nel tener fermo il joystick, tenendolo con la mano, rischiavo di andare a premere poi anche i tasti della ghiera. Il joystick non è grande, quindi se lo appoggiamo dobbiamo tenerlo magari con una mano oppure applicare un po' di peso sopra senza, cioè diciamo, facendo attenzione a non prendere la ghiera, in modo da tenerlo ancorato sul tavolo e poterci giocare. Non è precisissimo nei movimenti, io avrei preferito magari qualcosa micro switch come hanno fatto sul DC64 Maxi. È vero che anche lì i micro switch che hanno utilizzato erano duri come dei sassi, e qui c'è anche un video, vi lascio il link in questa scheda. Bene, joystick a parte, direi che senza una tastiera l'utilizzo come computer è abbastanza difficoltoso. Utilizzando poi quel joystick per andare a muoverci tra le letterine che troviamo nella parte destra non è proprio semplicissimo, si rischia di sbagliare. Io diciamo che tra l'altro lo guardavo nel monitor in versione ridotta perché mentre stavo registrando non avevo l'output su un monitor reale, quindi lo vedevo in finestra e quindi le letterine erano ancora più piccoline da andare a capire quale fossero state da premere. Però la cosa bella è che funziona anche con una tastiera wireless, ovviamente possiamo collegarci anche una classica con il filo USB, e quindi a parte questo diciamo che se l'è cavata anche abbastanza bene.
Io avevo provato a caricare delle cartucce, ma quella che avevo scaricato è per l'Atari 2006 e non è compatibile ovviamente con questa console, perché questa emula la 5002. E voi ragazzi che ne pensate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. A questo prezzo ci sarebbe stato magari anche il secondo joystick, sarebbe stata una cosa carina da poter sfruttare anche in due, visto poi che il joystick non è di altissima qualità. Noi comunque la nostra prova l'abbiamo fatta. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale come dico sempre, così aiuterete il canale e non perderete i prossimi video, le prossime uscite. Lasciatemi ringraziare poi anche i nostri cari Patreon, che grazie a loro ci danno una mano per sostenere il canale e anche per poter portare magari anche queste prove di vario tipo sul nostro canale. Se volete trovate tutti i nostri riferimenti qui sotto in descrizione. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata o buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao Fixer!